Dopo la sconfitta in Champions League contro il PSG, la Juventus guarda al campionato, vero grande obiettivo di stagione, un campionato che vede una Juventus ancora in corsa per lo scudetto, chiaramente siamo soltanto all'inizio ed è per questo quindi che si guarda alla Salernitana, una squadra che lì per lì si pensa vabbè è una partita facile, in realtà la Salernitana di quest'anno che viene da una salvezza clamorosa lo scorso anno è una squadra tosta, difficile da battere. Attenzione perché ci sono delle novità in ottica infortuni in casa Juventus e quindi scopriamo tutto, cerchiamo di capire come si prepara la Juventus per questa super sfida, diciamo così, chiamiamola super sfida, che la Juventus ha bisogno disperatamente di punti e quindi andiamo a vedere di che si tratta. Io prima vi ricordo come sempre di supportarci, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella delle notifiche, mi raccomando OneFootball, scaricate questa app perché è la migliore, c'è in circolazione sul mondo del calcio, gratuita e personalizzabile, lì trovate gol e highlights della Serie A, mi raccomando scaricatela come tramite il link che c'è qui sotto in descrizione. Allora, la Juventus ha avuto un giorno di riposo da parte di Max Allegri, ma ora la testa è a domenica sera, quando i bianconeri sfideranno la Salernitana di Nicola, squadra come detto ostica. Occhio perché c'è un importante ritorno, potrebbe esserci un ritorno diciamo inaspettato, perché si temeva per lui dei tempi molto ma molto più lunghi, invece potrebbe esserci già dal primo minuto il ritorno in campo, anche se il sostituto non aveva fatto per niente male, potrebbe esserci il ritorno di Szczęsny, l'estremo difensore della Juventus potrebbe tornare tra i pali, potrebbe tornare dai pali o comunque potrebbe essere tra i convocati di questa Juventus, perché? Perché ha risolto quel problema alla caviglia, quando si è fatto male contro lo Spezia tutti abbiamo temuto il peggio, tutti abbiamo temuto un qualcosa di grave alla caviglia, si era appoggiata male, lui è uscito con le lacrime agli occhi, quindi lì per lì tutti abbiamo pensato al peggio, ed invece nulla di preoccupante, quindi torna a disposizione. Attenzione perché la notizia invece un po' meno positiva per il tifoso della Juventus è che con ogni probabilità mancherà Angel Di Maria, l'uomo in più secondo me di questa squadra in questo momento, perché lasciando stare Pogba, che fino ad ora è un giocatore che non ha fatto parte di questa Juventus di inizio stagione, Allegri dovrà forse fare a meno anche di Pogba. L'obiettivo infatti è quello di averlo al 100% per la partita col Benfica, perché ora sì che Allegri lo può dire, la partita più importante è col Benfica in casa per la qualificazione. La Juventus è chiaro, si giocherà la qualificazione col Benfica, e quindi, che tra l'altro ha vinto il suo turno di Champions League, e quindi ha 3 punti, e quindi intanto bisogna recuperare sul Benfica, bisogna recuperare 3 punti, e Allegri dovrà fare alcune valutazioni proprio in vista della partita col Benfica, perché la Salernitana bisogna vincere, ma poi dopo 3 giorni ci sarà la sfida col Benfica e quindi la Juventus ha bisogno di un minimo di ricambio, ed è per questo che non ci sarà Di Maria, si vuole averlo al 100% e non si vuole fare l'errore fatto con la Fiorentina, cioè mandarlo in campo ma avere nuovamente un problema fisico, e quindi occhio perché Danilo le ha giocate tutte e potrebbe clamorosamente stare in panchina. Un Danilo che tra l'altro, lasciatemelo dire, dopo quelle parole nell'intervista con Gianni Balzerini, dove ha detto sembrava una partita quasi persa, già persa in partenza, ho detto perché? Già quello ti fa capire che tipo di giocatore è, che tipo di mentalità è. Non a caso ha giocato Juventus, ma ha giocato anche in Real Madrid e City, non squadrette da poco. Attenzione perché Danilo, Cuadrado e Bremer potrebbero clamorosamente riposare. Sì, perché questi tre hanno praticamente giocato sempre, hanno fatto i cosiddetti straordinari, perché Bremer è stato l'unico che, vuoi l'assenza di Bonucci, non ha potuto rifiatare un attimo. Danilo è stato il Jolly, un Jolly che francamente a me piace tantissimo, vi dico la verità, perché è un giocatore che gioca ovunque. Ha giocato nell'anno di Pirlo addirittura davanti alla difesa e terzino sinistro. Quest'anno ha giocato come centrale difensivo a destra, come terzino a destra, ma anche come centrale in una difesa a 3, o meglio più che centrale, il braccetto di sinistra, non di destra. Una duttilità spaventosa, quella di Danilo, e soprattutto un cuore spaventoso, che mi porta a credere che questo ragazzo possa davvero meritarsi. Non so se quest'anno, non so se durante l'anno o magari l'anno prossimo, la fascia di capitano. Alla Juventus si va per anni, cioè più anni stai alla Juventus più hai possibilità di prendere la fascia da capitano. Io credo che però bisognerebbe cambiare da questo punto di vista, cioè andare incontro a quelli che sono i giocatori più carismatici. Danilo, anche se non ha la fascia al braccio, comunque è un leader di questa squadra, ormai è diventato uno dei cosiddetti senatori e merita, e ha già, sono sicuro, tutta la stima
dei tifosi della Juventus. Attenzione, perché come detto ci sarà Szczęsny, non è sicuro che possa tornare. Invece chi sicuramente ci sarà, perché ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, ha bisogno di ricominciare a giocare a pieno regime, è Leonardo Bonucci. Bisognerà capire se si tornerà con la difesa a 3, perché questa è una Juventus che io l'ho detto fin da praticamente da quest'estate, per come è organizzata per questa Juventus, anche in ottica di mercato, la cessione di Pellegrini mai sostituiti, o due terzini come De Sciglio e Alessandro, a me mi convince poco. Io credo che ovviamente Juventus possa andare incontro a un 3-5-2 fisso, ed è per questo che Juventus cercava con tanta insistenza un attaccante che potesse fare il vice Vlahovic ma anche la seconda punta. Non si cercavano prime punte vere e proprie, fateci caso, si cercava gente come Depay, come Milik, come Arnautovic, tutte prime barra seconde punte, cioè prime punte all'occorrenza ma che possono fare anche le seconde punte. Perché serviva un giocatore che potesse levare un po' di pressione a proprio a Dusan Vlahovic, un giocatore che avesse la personalità, la fisicità e il carisma per potersi andare a prendere il pallone, guardate caso Arnautovic, Milik, Depay, tutti che hanno questo tipo di atteggiamento, cioè andarsi a prendere il pallone alla difesa per poi gestirlo, smistarlo e poi poter liberare un po' Vlahovic. Questo era l'obiettivo della Juventus. Oltretutto hai perso gli esterni come Kostic, hai Chiesa, hai Cuadrado, tutti i giocatori che spingono sulle fasce, mentre non hai rimpiazzato Pellegrini, che come terzino sinistro era l'unico che spingeva. Hai Danilo, che lo usi quasi sempre come centrale, addirittura nella difesa 3 come braccetto sia a destra che a sinistra. E hai preso Bremer, che è un giocatore della difesa 3, con Bonucci, che secondo me nella difesa 3 si è sempre trovato meglio rispetto alla difesa 2, perché lo copre un po' di più. E quindi a me non mi sorprenderebbe per niente, ripeto, per niente, una Juventus con una difesa 3 anche nella prossima, ma in generale per tutto il campionato. Molti mi dicono, ma come fai tutto l'anno con Milik, con Vlahovic e basta in attacco? In realtà non è così, perché Juventus ha Ken, che non è di certo un fenomeno, però come riserva può anche andare, è quello che è, ma va bene. Ma ricordiamoci anche di Federico Chiesa. Molti direte, perché Federico Chiesa? Federico Chiesa perché in questa Juventus qua, Federico Chiesa, se dovesse esserci veramente il 3-5-2, può tranquillamente fare all'esterno, a destra e a sinistra, perché è un giocatore iperduttile. Però l'anno scorso Allegri l'ha cercato quasi sempre di avvicinare, ha cercato sempre di metterlo sempre più vicino alla porta, perché secondo Allegri Chiesa ha un istinto del gol molto importante da attaccante vero. Per questo più volte l'anno scorso abbiamo rinnovato come un nuovo Tevez, la versione 2.0 del Tevez bianconero, perché è un giocatore che è cattivo in aria, che può agire da prima o da seconda punta e che insieme a Vlahovic ricoprirebbe una coppia d'attacco strepitosa. Quindi dovesse riprendersi al 100% la coppia Chiesa-Vlahovic con alternative Ken e Milik, è una soluzione che intriga molto Max Allegri. In certe partite potrebbe giocare la coppia Vlahovic-Milik, in altre Milik-Chiesa, in altre ancora Ken-Vlahovic. Insomma, c'è un giro interessante in questo attacco che può puntare forte sull'attacco a due. Anche nell'idea di Max Allegri, secondo me si è convinto che questo Ken largo a sinistra convince poco, e quindi forse è meglio metterlo punta ma al fianco di un'altra punta, così facendo può far bene. Detto ciò, è una Juventus che ritrova Szczęsny e non ritrova invece Di Maria, quindi l'importante ritorno è quello di Szczęsny, non quello di Di Maria, che non ce la fa per la gara con la Salernitana e che quindi invece si punta ad averlo per la gara con il Benfica, che a questo punto è uno spartiacque troppo importante per Max Allegri. Quindi cosa ne pensate? Ditemi la vostra, soprattutto se la Juventus fa bene a ripuntare su Szczęsny, oppure è giusto dare un po' di fiducia a Perin, che secondo me ha fatto delle cose straordinarie in assenza di Szczęsny, sia contro il PSG ma anche e soprattutto contro la Fiorentina, in grado di poter salvare la Juventus da un 2-1 che sarebbe stato drammatico. E quindi giusto dare ancora continuità alla stagione esaltante di Perin, oppure far tornare Szczęsny? Ditemi la vostra qui sotto.